Ciao mister, Ciao, siamo alla buongiorno. vigilia del primo impegno ufficiale, quindi ti chiedo un bilancio di questo mese di preparazione e poi arriviamo alla vigilia di questa partita. Ormai insomma, Retegui è partito e davanti hai un po' i giocatori contati, quindi se ci spieghi anche come stanno i ragazzi e Kuban e soprattutto anche Eje, capire quando li potremmo eventualmente rivedere. Allora, per quanto riguarda gli indisponibili, quindi Ekuban, Marcandalli, Maturro e Ankeye, mi auguro giorno dopo giorno, settimana dopo settimana di poterli riavere. Ekuban sta smaltendo questo problema che ha avuto all'adduttore e ha ricominciato a correre, quindi mi auguro che già dalla prossima settimana può rientrare in gruppo. Marcandalli, anche lui ha avuto un problema all'adduttore. E anche lui sta facendo il suo percorso per poter tornare il prima possibile. Maturro, come tutti sapete, ha questo problema alla spalla che lo terrà sicuramente lontano dal campo per un po' di tempo e anche lui sta smaltendo un'infezione. Questa è un po' la situazione degli indisponibili. Molto felice, molto contento dei ragazzi con cui abbiamo lavorato fino ad oggi, per quello che mi hanno dato, per quello che hanno dimostrato all'interno di ogni allenamento, di ogni amichevole. Abbiamo fatto ottime cose, ci sono state delle difficoltà, ma era quello che volevamo, quindi avere delle difficoltà anche nelle amichevoli per potersi migliorare. Il gruppo è coeso, ha voglia di iniziare. Domani è la prima partita ufficiale davanti al nostro popolo. Abbiamo il desiderio e la necessità di fare una partita gagliarda, quelle che conosciamo tutti, quelle da Genova. È normale che sarà la prima, è una partita secca, quindi dovremo mantenere grandissima attenzione mentale, grandissimo equilibrio e ordine. Per quanto riguarda Retegui, è normale che dal punto di vista tecnico in questo momento non posso essere felice, però è stata una cosa talmente veloce, talmente immediata, talmente inaspettata che sinceramente anche per quanto riguarda la società è stata fulminea, è stata. Quindi io non entro nei particolari dei bilanci della società, ma quello che devo pensare, devo fare e quello che è sotto il mio controllo è il campo e sono i giocatori che la società mi mette a disposizione. Vedete che è andato Gudmundsson, hai notizie, al di là dei suoi problemini che ha avuto, però insomma si parla forte sulla Fiorentina, ecco, anche questo può essere un problema per costruire la nuova stagione o no? Allora, per quanto riguarda la situazione di Albert, che conoscete tutti, è già da diverse settimane che si parla della sua possibilità di addio, di cessione. E in questo momento, sinceramente, quello che io ho detto alla società è la velocità, nel senso che io ho bisogno e la necessità di capire nel giro di una settimana veramente chi è dentro a questo gruppo, chi, anche perché domani inizia la Coppa Italia, tra una settimana inizia il campionato, quindi so benissimo com'è il mercato, so benissimo le difficoltà, ma ho la necessità di capire veramente chi è all'interno di questo gruppo e chi vestirà la maglia del Genoa nella prossima stagione. Questo è determinante e fondamentale. Quindi nello stesso tempo dico anche che mi auguro che questa evoluzione di questa situazione sia velocizzata giorno dopo giorno. Quindi questa è normale che sotto l'aspetto tecnico sia Retegui che Gudmundsson sono due giocatori importantissimi. Detto questo, una cosa molto importante, qui mi riferisco alla piazza, al nostro popolo, alla gente, traiamo le conclusioni a fine del mercato, quindi calma e pazienza. Io ho grandissima fiducia nella direzione sportiva, quindi c'è massimo confronto e massimo colloquio, quindi sia per quanto riguarda i ragazzi che ho a disposizione ora e sia per quanto riguarda gli eventuali giocatori per rimanere competitivi, quindi gli innesti per poter rimanere competitivi. Quindi stiamo calmi in questo momento, portiamo pazienza e poi a fine mercato è normale che bisognerà tornare
tirare le somme, fare delle valutazioni e capire soprattutto i reali obiettivi stagionali. Questo sarà fondamentale. Ciao mister. Ciao. Abbiamo letto stamattina, vabbè, si è ritrovato Retegui, però c'è Gasperini che è alle prese con il problema, per esempio, di Cobb Miners, che ha detto che non si allenerà più perché vuole andare via. Sono problemi, diciamo, che gli allenatori si trovano a gestire. Ecco, ti domando se tu hai dei problemi così, cioè ci sono dei giocatori, caso di Gudmundsson, che vogliono andare via, oppure, diciamo, sono scelte che fatte sopra e non... È normale che quando ci sono stato giocatore anch'io, ed è normale che quando ci sono questi tipi di situazioni, quindi quando ci sono questi tipi di trattative, non c'è solo una parte coinvolta, quindi ci devono essere entrambe le parti coinvolte, quindi mi posso dire solo questo, ecco, in questo momento. Quindi aspetto anch'io quello che aspettano tutti, di capire l'evoluzione di questa situazione, e mi auguro che possa esserci nel minor tempo possibile. Ciao mister. Ciao, buongiorno. Buongiorno. L'addio di Retegui significa che hai bisogno di un uomo in più davanti, o puoi aspettare che recuperino tutti? Prima domanda. Seconda, il problema di Maturro, che rischia di essere lungo perché la spalla è brutta da recuperare, ha un po' aperto un vuoto dietro a quelli che ci sono, perché Vasquez comunque ha bisogno di un po' di tempo. Sarebbero queste forse le priorità, se avessi bisogno, visto che dici che parli sempre con i dirigenti, cioè un esterno a sinistra e forse un attaccante? Beh, vi faccio una considerazione per la partita di domani: senza Ekuban, Marcandalli, Maturro e Ankeye, con Albert ancora giocatore del Genoa e con un problema all'adduttore che sta smaltendo, ha ricominciato a correre, con Retegui che è stato ceduto, verranno in panchina Pittino, Calvani, Honest, Accornero, Papadopoulos, Fini, Ecator. Okay? Quindi questa è l'idea di questo momento, è un'idea che io ho ben chiaro, quindi confido nei giocatori che avrò a disposizione dall'inizio, confido nei giocatori che verranno in panchina. E ho detto questi nomi perché sono ragazzi che hanno fatto tutto il ritiro con noi e veramente sono stati veramente una bellissima sorpresa. Sono veramente una bellissima sorpresa. Nello stesso tempo, sapete benissimo anche voi, e lo dico, a livello numerico siamo corti. A livello numerico di giocatori siamo corti, c'è la necessità di intervenire, la società lo sa, come vi ho detto prima, c'è massima condivisione e da parte mia c'è massima fiducia nella direzione sportiva, perché appunto conosce le mie volontà, soprattutto per rimanere competitivi. Ecco, quindi mi collego a quello che ho detto te, ma quindi per restare competitivi a naso, visto che prima citavi 5 o 6 giocatori da primavera, forse anche 7, ti mancano 4 giocatori, se ho capito più o meno, parlando concretamente, un difensore. Che dovremmo intervenire nello specifico. Dove? Sui ruoli, è normale che l'attaccante ci serve assolutamente, anche perché abbiamo Vitinha, che è un giocatore con caratteristiche diverse, e Kuban, che sta rientrando da un infortunio. Abbiamo Messias, che può ricoprire quel ruolo, però può giocare anche dentro il campo da mezzala o da esterno, può farlo nell'evenienza anche la seconda punta, e la può fare anche in modo molto positivo. E il ragazzo Ecator, che è un giocatore giovanissimo, un giocatore di prospettiva, un giocatore che ha margini di miglioramento, però è sempre un giovane assolutamente. Il tuo periodo al Genoa è stato caratterizzato da giocatori arrivati con alcuni punti interrogativi e poi partiti verso piazze importantissime, penso a Dragosin, Martinez, Retegui, e adesso gli occhi del calcio italiano, non solo, sono su Gudmundsson. E dopo un mese abbondante di preparazione, so che a voi allenatori non piace fare nomi, da chi ti aspetti quest'anno un exploit importante? Io credo che in questi anni che sono stato allenatore del genere del Genoa, ho basato veramente le fondamenta sul gruppo, quindi
I singoli sono fondamentali, ma il gruppo è indispensabile. E noi abbiamo fatto la scorsa stagione, abbiamo fatto una grandissima stagione basandoci sulla forza del gruppo. Qua ci sono giocatori che hanno personalità, ci sono giocatori che hanno qualità fisiche, tecniche, e oltre ad avere quelle umane importanti, e quindi io mi baserò e conterò molto sulla forza del gruppo. E a livello di squadra, anche se ancora un po' in divenire, vedremo un Genoa leggermente diverso. Cosa terrai dell'anno scorso, delle caratteristiche dell'anno scorso, e cosa vuoi provare a aggiungere o cambiare, se qualcosa vorrei cambiare a livello proprio di atteggiamento in campo? Grazie. Ma per quanto riguarda l'aspetto tattico, sarà un'evoluzione partita dopo partita, in base alle squadre avversarie che andremo ad affrontare, in base a come vorremmo attaccare noi, quindi ogni settimana sarà diversa. È normale che i principi dovranno essere tali settimana dopo settimana, ed è fondamentale comunque l'utilizzo nelle caratteristiche dei giocatori all'interno del campo per cercare di farli rendere nel miglior modo possibile. Buongiorno. Ciao Lino, buongiorno. Beh, io sono sceso giù da Moena dopo aver visto 8 giorni di allenamenti, 2 partite, veramente col cuore alla grande, perché vedevo che il Genoa c'aveva qualche piccolo problemino che si poteva risolvere a 9 giornate dall'inizio del campionato, che anche il Genoa fosse, come tutte le altre 18 squadre, 19 di Serie A, un cantiere aperto, non me lo sarei mai aspettato, specialmente in questa ultima settimana. Nino, l'ho detto prima, io in questo momento posso controllare quello che è il mio potere, e quello che è il mio potere in questo momento è il campo ed è la squadra, e quindi io cercherò di dare il massimo insieme al mio staff, con i ragazzi che sono qui oggi e con quelli che mi auguro arriveranno, ma soprattutto quelli che arriveranno che vorranno vestire questa maglia. Questo sarà fondamentale, che avranno il desiderio forte di vestire questa maglia e di rimanere nel Genoa. Questa è indispensabile per fare una stagione importante. E quindi io mi occupo di questo, di bilanci, di altre cose. No, è normale, come ho detto prima, non è un mercato semplice, quindi non è un mercato semplice. Per me è follia che finisca a fine agosto, per me è una follia, perché come capita a me, capita a tutti gli allenatori, capita a tantissime squadre, però ci dobbiamo adattare, siamo dentro e quindi dobbiamo lavorare in questi termini, in questi tempi. Per quanto riguarda, lo ribadisco, c'è condivisione con la direzione sportiva, cioè parlo ogni giorno e le prerogative sono quelle di rimanere competitivi, perché so che campionato andiamo ad affrontare, so che c'è tante aspettative, ci sono 28.000 abbonati, ci sarà lo stadio sempre pieno, io so benissimo queste cose, quindi bisognerà fine del mercato, bisognerà essere molto ma molto chiari, il primo sarò io sugli obiettivi stagionali. Io giorno 2 di agosto mi sono scritto una tua frase: equilibrio negli stati d'animo non c'è più. C'è l'equilibrio in campo sicuramente, l'equilibrio sul prato verde grazie a te, grazie al tuo staff c'è sicuramente. Tu hai fatto alcune richieste, finalmente un difensore, il sostituto di Strootman, 2 o 3 soluzioni davanti da cercare e da fare. Il confronto con la società su questi 3 argomenti toccati da te a 9 giorni dal campionato non c'è, o dobbiamo aspettare le ultime 24 ore di calciomercato? Come ti dicevo, non è un mercato semplice, tante squadre aspettano, perché tanti movimenti soprattutto sugli attaccanti, come sapete e avete vissuto tanti calciomercati, gli attaccanti sono quelli che si muovono nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni. Sì, a me è successo anche a me, quindi è un mercato particolare. È normale che se tu mi chiedi a me, io vorrei la squadra completa oggi, vorrei la squadra, ma so che è difficile fare un mercato del genere. E nello stesso tempo le mie richieste sono quelle alla società, di cercare di velocizzare i tempi, ma nel velocizzare i tempi dobbiamo prendere i giocatori giusti, non possiamo permetterci di sbagliare, perché è andato via un giocatore come Retegui e non possiamo permetterci di sbagliare, quindi ci vuole anche un attimo di tempo e questo è determinante.
Sì, sicuramente quello che dici tu è giusto. Noi siamo in grande difficoltà perché non sappiamo a chi confrontarci. Ci dispiace confrontarci solamente con te su questi argomenti, perché io, la mia impressione personale, che ormai qui sulla piazza di Genova ci sono poche persone che possono prendere decisioni, le decisioni vengono prese all'estero, vengono prese a Londra, vengono prese da Sports, l'abbiamo capito quando ha fatto quella conferenza Sky, e vengono presi dai nuovi gestori, che non sappiamo qual è la loro idea, se vogliono il Genoa oppure se vogliono vendere il Genoa e se vogliono maturare ancora un sacco di entrate. Perché non possiamo chiedere a te, non possiamo chiedere a Blasquez, a Ricciardella e Ottolini, che qualsiasi cosa che hanno detto nel passato, bene o male l'abbiamo raggiunta. Non possiamo chiedere levate, perché a un certo momento si è venduto Retteghi, si è fatta la volontà di Dio, lo sapevamo, tutti lo sapevano, i 28.093 che si sono abbonati sanno che dobbiamo fare dei sacrifici per l'autogestione. Però a questo punto si aspettano, leviamoli, leviamo Albert dal mercato, a gennaio ci penseremo dopo il processo, dopo questo, con la speranza che nessuno tocchi Frendo. Sì, la speranza è mia e di tutti i tifosi genuani, che ad oggi che possiamo rimanere così e avere degli innesti che possono contribuire all'interno del gruppo in questa stagione. Ma come avete visto ieri, il calcio è talmente veloce, talmente rapido. Quello è anche una dimostrazione comunque di quello che siamo riusciti a creare, perché comunque a gennaio Dragusin, a giugno Martinez, ieri Retegui, tante voci su Gudmundsson, quindi è stato fatto un lavoro incredibile, io credo, no? Perché se poi le grandi società o le società come l'Atalanta, che in questo momento ha possibilità, purtroppo con l'infortunio di Scamacca, di in una giornata offrire e comprare un giocatore, vuol dire che è un mercato veramente molto particolare, ma per quelle squadre che si possono permettere bisogna fargli complimenti. E nello stesso tempo noi siamo vigili, come ho detto, c'è confronto da parte mia nei confronti del direttore, e per cercare di trovare le soluzioni il più velocemente possibile e per poter integrare giocatori che ci permettano di mantenere la competitività in modo ottimo. Ecco, questo è fondamentale. Per quanto riguarda le altre cose, non sono l'addetto a rispondere le tue richieste, ecco.